Allora, dopo il video che ho fatto per la preparazione della pasta madre, ora voglio farvi seguire un pochino la lievitazione di questo impasto per il pane, quindi quanto tempo ci vuole, i tempi, eccetera. Questo è un impasto fatto con 400 grammi di farina, scusate, macinata a pietra tipo 1, quindi una semi-integrale. Poi ci ho messo 200 di semola rimacinata e ci ho messo una manciata, vedete si vedono i pezzettini, una manciata di germe di grano. L'idratazione è superiore al 70%, sta intorno ai 70, 75, forse un po' meno. E ho messo 110 grammi di pasta madre. Ho fatto un'autolisi, ho girato, qui ho fatto un giro di pieghe, adesso ne farò un altro. E poi copro con la pellicola e lascio lievitare. Adesso sono, vediamo, sono le 18 di pomeriggio. Questo pane lo voglio fare domani, quindi adesso seguiamo quanto tempo ci vuole a crescere, aumentare di volume prima di fare la formatura. Ok, a dopo. Tenete presente per la lievitazione la stagione, la temperatura che avete in casa. Io non uso celle di lievitazione. Dentro casa mia la temperatura è a 20 gradi, vedete? Sono le 10:30 adesso, vedete che è aumentato di volume, anche se il recipiente non è dritto, è largo, però ci sono anche gli alveoli sotto, avete visto le bolle di lievitazione, dei gas di lievitazione. Quindi ora procedo a fare i soliti giri di pieghe. Ho detto che non uso celle di lievitazione per il pane, naturalmente, poi per i panettoni quando si usa una farina forte, specialmente se fa freddo, di solito si usano. Ma io preferisco accendere la lucetta del forno che mantiene una temperatura costante e quella è la mia cella di lievitazione. Come vedete, l'impasto è ben elastico, quindi questa cosa perché vi dico sempre di lasciar perdere i tempi precisi di quello che c'è scritto nella ricetta, perché dobbiamo imparare a guardare, ad usare l'occhio, certo per questo ci vuole esperienza, sbagliando piano piano riusciamo a capire. Guardate com'è bello questo impasto. E questa non è una farina forte naturalmente, sapete che non le uso per il pane, questa è una semi integrale più la semola. Ma non mi metto qui a fare discorsi su farine forti o meno, stiamo facendo un'altra cosa qui. Allora, come vedete, ho saltato la formatura perché stiamo vedendo la lievitazione. I cestini sono un po' grandi, ve lo dico subito perché ho dovuto dividere, mi serve un filoncino da regalare, altrimenti mettevo tutto nel cestino più grande. Quindi ho formato, ho chiuso in un sacchetto di plastica ed ho messo in frigo tutta la notte. La mattina alle 6 l'ho tirato fuori, eccoli qua, e li tengo un pochino a temperatura ambiente, un'oretta, il tempo per far scaldare il forno e facciamo la prova a dito. Come vedete, torna lentamente su, quindi questo è il momento giusto, quando il pane è ancora gonfio. E non è collassato, vedete? Se io avessi lasciato questi filoncini fuori dal frigo, quindi 7-8 ore erano troppe, il filoncino si sarebbe adagiato, avrebbe collassato. Invece, vedete, sono ancora belli gonfi. Quando torna velocemente su, c'è ancora tempo per lievitare, ma non è il nostro caso perché comunque il frigo ha rallentato la corsa, ma hanno continuato a lievitare anche in frigo. Sono belli gonfi, vedete? Quindi questo è il momento giusto. Poi lo vedremo a fine cottura, vedete? Torna comunque su, anche se lentamente. Quindi avete visto, sono le 7:35 di mattina. Quando il forno è pronto, comincio a preparare, vedete, sulla carta forno. Carta forno, poi fate scivolare nella che avete in forno o pietra calda oppure anche a freddo,
cioè al freddo il forno bello caldo, cosa che farò io, quindi vi farò vedere che anche mettendo sulla teglia fredda il pane viene bene se il forno naturalmente funziona bene. Io con la lametta, questo è un aggeggio che mi ha fatto mio marito, che ogni volta giro la vite, cambio la lametta. Ho intagliato, come avete visto, un po' di sbiego, affondato un pochino, un piccolo disegnino e vado ad infornare. Naturalmente io ho fatto questi passaggi, compreso il frigo, per avere il pane fresco all'ora di pranzo. Tempo che si raffredda, all'ora di pranzo ho il pane fresco, scusate il mio romanesco, ogni tanto mi scappa. E guardate che spettacolo, uno di quei filoncini lo devo regalare ad una mia amica Giuliana che fa il compleanno e che c'è di meglio di un filoncino fresco di pane. Bene, io direi che sono venuti benissimo. Benissimo, quindi spero di aver spiegato bene tutti i passaggi al di là dell'orario in cui volete farlo, della lievitazione. Ora vediamo anche la fetta, tagliamolo. Guardate che bello anche il disegno, proprio perché ho centrato il momento giusto per infornare e per fare i disegnini. Ecco qua, vedete, gli alveoli giusti sono questi, non cercate quei buconi che non c'entrano niente con il pane semi-integrale, gli alveoli non devono venire grandissimi, non forzate la lievitazione, l'idratazione per far venire quegli alveoli grandissimi, non ne abbiamo bisogno, questo è il pane. Naturalmente, finché non è freddo, anche se fosse tiepido, lo metto nella busta di carta. È venuto anche il coniglietto. Io spero di aver soddisfatto le vostre domande che mi fate sempre sotto i video. Naturalmente, non sono una maestra, questo ci tengo a precisarlo. Sono una di voi. Ho imparato a fare il pane per passione, sbagliando. Le prime volte non mi veniva assolutamente così, ve lo assicuro. Lo potete anche vedere dai video vecchi. Ho imparato con i miei sbagli, ho letto, certo, ho fatto qualche corso, ma niente di più, sono una di voi. Grazie a tutti per la visione, ciao e ci vediamo prestissimo. Ciao ciao.